Il 27 ottobre 1917, dopo la ritirata di Caporetto, l'esercito italiano fa brillare il ponte del Diavolo di Cividale sul fiume Natisone per rallentare l'ingresso degli austro-ungarici. Artisti di strada internazionali hanno realizzato un trompe-l'œil sul piano del calpestio del ponte. L'attore Luca Zingaretti ha letto il diario di guerra del sacerdote Valentino Oliva. L'uomo, i primi soldati germanici. Nello stesso momento, alle 15:45, scoppia la mina e il ponte precipita. Valentino Oliva è stato uno dei tanti, tantissimi sacerdoti che non solo durante la prima guerra mondiale in Italia, ma credo in ogni guerra ha dato conforto al proprio gregge. In questo caso direi ha fatto molto di più, perché si è reso responsabile e garante di tutta Cividale del Friuli rispetto ai comandi tedeschi. L'assessore alla cultura del comune di Cividale, Angela Zappulla, spiega i significati delle iniziative sulla Grande Guerra. Abbiamo voluto coniugare la street art, pavimental street art, al messaggio di pace. L'amministrazione comunale di Cividale si è concentrata su questo messaggio. In una cittadina che è stata fondata nel 50 a.C. da Giulio Cesare, oggi vogliamo mandare il messaggio ai giovani che la pace è qualcosa che deve assolutamente essere sottolineata in un momento come questo. La regione Friuli Venezia Giulia ha ricordato la battaglia di Cividale di 100 anni fa e lo ha fatto sotto il segno della fratellanza. La guerra è la lezione della storia che i popoli non apprendono mai abbastanza. Paolo Alberto Valenti, da Cividale, per Euronews.